allenarti di meno ti fa crescere di più? Il volume sta limitando i tuoi progressi in qualche modo? Ecco, nel 90% dei casi è esattamente così. Ed è paradossale, perché se mi segui e hai visto altri video di questo canale, sai bene che il volume è la variabile che più impatta sull'ipertrofia, è quella che ci dà più benefici. Come è possibile che se lo aumento, allora automaticamente sto crescendo meno? E in questo video capiremo il perché e capiremo meglio come puoi muoverti riguardo al volume di allenamento. E come sempre lo divideremo in tre parti. Vedremo anzitutto quanto volume ti serve per crescere. Nella seconda parte vedremo perché un approccio ad alto volume può portarti a regredire addirittura, o comunque non migliorare. E nella terza parte vedremo come puoi regolarti. E per ognuna di queste parti alla fine concluderemo con una regola generale. Quindi questa ricordatela e seguitela. È il momento di prendere appunti, lo sai. Prima di iniziare però vi ricordo sempre che con una sottoscrizione qua sul canale ci date un aiuto veramente importante. Soprattutto ci date un segnale di continuare a fare questi video, continuare a investire su questo canale. Quindi se vi piacciono i contenuti, spolliciate, non vi costa niente, ma a noi dà un segnale veramente molto forte. E andiamo al video. Anzitutto, che cosa intendiamo per volume? Quando si parla di volume in questo video, per rendere le cose un po' più semplici, parliamo di serie allenanti. Quindi non consideriamo le serie di warm-up, non consideriamo le serie di riscaldamento e vari feeder set, ma solo le serie allenanti che abbiamo. E se ti interessa un video su come concepire il volume, che differenza c'è tra le diverse tipologie di ferie, mi servono delle serie, scrivilo qua sotto nei commenti. Ok, detto questo, quanto volume serve? Anzitutto dipende dai distretti muscolari. Come abbiamo visto più volte, abbiamo visto su quel libro, il primo, quello che a sinistra, credo, la tua destra, non lo so, comunque il primo volume dove parlo di diversi distretti muscolari, abbiamo visto che ogni distretto ha un range ideale, perché logicamente i distretti sono diversi, sono collocati in punti diversi, hanno ruoli sinergici diversi, insomma ci sono tanti diversi, da quante volte ho detto diversi, quindi conseguentemente è logico che ogni distretto ha un range ideale di serie. Alcuni migliorano con serie più basse, altri hanno bisogno di più serie per poter essere stimolati a dovere. In secondo luogo, dipende dal tuo livello di anzianità in sala, e questo è un punto molto importante. Io più ho esperienza in sala pesi, più riesco a creare effort, quindi intensità nella singola serie, più riesco a connettermi al meglio al distretto muscolare quando faccio le mie ripetizioni e più soprattutto carico, quindi utilizzo carichi elevati. Quindi questo cosa comporta? Il neofita ha bisogno da una parte di poco volume per crescere, quindi già con poca roba in realtà il sistema si sciocca e riesce a interpretarla come ok, mi devo adattare, devo crescere, perché non è abituato. Ma d'altra parte, proprio perché le singole serie impattano di meno, il neofita può gestirmi anche più volume, quindi può arrivare a volumi di allenamento molto molto più elevati. Viceversa, l'avanzato ha bisogno di un po' più di volume per poter crescere, perché il muscolo è abituato, quindi anche se il volume è più stimolante, più impegnativo, comunque il muscolo ha un certo grado di saturazione, di sensibilità, anzi più che altro di resistenza al volume, poi lo vedremo. Ma d'altra parte posso anche spingere meno, perché già dopo poco, avendo le serie un maggior impatto sulla fatica, l'avanzato tende ad andare in overreaching, quindi il grado di movimento, di escursione di un avanzato è molto più piccolo rispetto a un neofita. Un altro fattore da considerare nel volume è la nostra genetica. Questa è molto aneddotica come cosa, nel senso parlo per la mia esperienza da coach. Ci sono atleti che ho seguito che riescono a gestire volumi mostruosi e atleti che ho seguito che non riescono a gestire volumi mostruosi. E atleti che ho seguito che si saturano in realtà con già poco volume. C'è un fattore molto importante di genetica alla base. Dipende poi dal la fase del mesociclo in cui siamo. Di questo abbiamo già parlato, quindi se mi segui già lo sai. Però i nostri muscoli hanno una vera e propria resistenza e sensibilità al volume. Vuol dire che più volume faccio, più si creerà una resistenza, quindi il corpo si abitua, e quindi per dare uno stimolo nuovo, qualcosa in più, devo aggiungere più serie, devo fare veramente tante serie. Ma quando faccio un periodo di deload, quindi dopo la fase di overreaching in cui scarico, mi rilasso e rinizio ad allenarmi, allora il muscolo ha riguadagnato sensibilità al volume e quindi da là basta il minimo stimolo per poter crescere. Quindi quando rinizio riguadagnerò sensibilità rispetto al volume e mi servirà poco volume in realtà per dare un buono stimolo allenante. Esattamente come il caso della caffeina. Quando vado a smettere di prendere caffè per 4 settimane, basta un filo di caffè e subito wow, mi sento bene, ho una buona sensibilità. Mentre invece per meccanismi che di nuovo abbiamo spiegato in questo canale, quindi dimmi che l'hai visti, quando bevo tanti caffè poi mi abituo e un caffè non mi fa più niente, ho bisogno di berne veramente veramente tanti per sentire qualcosa. Quindi la fase del mesociclo in cui sto logicamente determina di quanto volume ho bisogno. Se però dobbiamo dare delle cifre logicamente orientative, possiamo dire che il volume minimo orientativamente è sulle 5 serie settimanali, quindi quando sono molto sensibile per distretti che non hanno bisogno di tanto volume, magari per un neofita stiamo sulle 5 più o meno, che vuol dire ovviamente qualcuno di meno, qualcuno di più, e possiamo spingere
spingerci alle 15 fino anche a 20 serie settimanali in alcune fasi del mesociclo, su soggetti che sono in grado di mantenerlo, eccetera eccetera. La regola generale comunque per questa parte qua è quella di ottenere il massimo dal minimo. Ok, arriviamo alla seconda parte. Ma benissimo, se io faccio più volume, che succede? Perché dici che farne di più mi porta addirittura a regredire? Allora, immagina che questa che tu vedi è una brocca d'acqua. E questa, immagina che è una brocca d'acqua, perché se la vedi così è tutto tranne una brocca d'acqua. Osceno, perché non ho imparato a disegnare? Quindi immagina già che sia una brocca d'acqua. Ora immagina che questa brocca d'acqua sia il tuo livello di adattamento, di sopportazione dello stress in generale. Ora, quando parliamo di stress, di stressor, parliamo della sindrome di adattamento generale, la GAS, la GAS, no? È un principio generale di adattamento allo stress, dove per stressor intendiamo qualsiasi input esterno che punta a cambiare la nostra omeostasi, quindi un cambio di temperatura. Passiamo da un luogo caldo a un luogo freddo, un viaggio stancante, un'alimentazione particolare, il sole che tende ad abbronzarci, qualsiasi cosa è uno stress. Il nostro corpo ha una capacità di adattamento allo stressor singolo, quindi specifico, ma anche una capacità di adattamento generale, globale. Il caso, no, che se tu sei stanco, lavori tanto, sei distrutto, non riesci a fare un allenamento e non riesci sicuramente ad adattarti. Quindi quando ragioniamo sul volume di allenamento, la prima cosa su cui dobbiamo ragionare è questo: quanti stressor riceviamo? Immaginiamo che un primo stressor importante è il nostro lavoro e mettiamolo magari qua, molto importante. Diciamo che siamo molto concentrati sul lavoro, ci sono delle task importanti e molto pesanti, ci porta in qualche modo a ragionare tanto a livello mentale, a non spegnere mai la testa. Ecco, sicuramente occuperà tanto del nostro stress, dello stressor in generale. E in questo contesto sicuramente riempie tanto la nostra brocca. Un altro stressor sono le relazioni in generale, quindi la famiglia, il contesto in cui viviamo, gli amici. E mettiamo che anche qua c'è un buono stressor, perché dobbiamo stare con i bambini, dobbiamo portarli a scuola, dobbiamo comunque mantenere un rapporto con la moglie o il marito, i rapporti con gli amici, qualche litigata, qualche scazzata, insomma queste cose ci stanno sempre. In alcuni periodi sono maggiori, in altri periodi sono inferiori, se ci sono i figli sicuramente sono molto più alto, e quindi è un'altra cosa che va a contribuire alla nostra brocca d'acqua. Adesso immaginiamo infine che dobbiamo considerare tutti gli stressor esterni, che può essere il traffico, che può essere dei casini di un progetto che abbiamo o dei lavori che dobbiamo fare a casa, di ristrutturazione, qualsiasi cosa. Questi stressor potrebbero riempirci fino a quasi all'orlo e stare qua. E se ci sono periodi molto impegnativi, questi aumentano. Ora, quello che rimane della nostra brocca è quello che noi possiamo dedicare all'allenamento. Ora, ho fatto un caso estremo, in alcuni casi si sta un po' più bassi, però immaginiamo di stare in questa situazione. Io, se mi alleno, succede che il mio allenamento, che è uno stressore in più, va a strabordare. Se straborda, non è che semplicemente che la nostra capacità di adattamento è limitata e non ci adattiamo, ma andiamo in overstress, quindi tutte forme di disadattamento. Lo stress globale diventa quello che viene definito il distress, e quindi il nostro corpo semplicemente cede. Iniziamo a non riuscire a completare le task di lavoro, iniziamo a non riuscire a portare avanti i nostri rapporti sociali, siamo molto nervosi, litighiamo subito, ci distraiamo quando stiamo con i bambini, e tutti i lavori, tutti i casini che abbiamo iniziano a sfuggirci di mano, quindi nel traffico iniziamo a imprecare, a inveire, e questo porta a una situazione, un circolo vizioso in cui tutti questi stress aumentano. Ovviamente non è che se fai 2-3 serie in più allora esplode il mondo, c'è un casino ammazzo, però diciamo che questo è un po' il quadro della situazione. E ci serve a capire che fondamentalmente il volume che dobbiamo avere di allenamento deve essere bilanciato a quello che noi possiamo dedicare. Ed è il motivo per cui fare l'atleta è un lavoro. Quando vediamo dei protocolli di bodybuilder professionisti, dobbiamo considerare sempre che sono persone che molto verosimilmente vivono di questo sport, quindi devono pensare a mangiare, a riposare, a allenarsi e that's it. Non hanno gran parte di quello stress e quindi hanno molto più spazio nella nostra brocca da dedicare a quelle cose. Ora, quindi ci sono due cose principalmente che possiamo fare per la nostra brocca, ossia quella di diminuire i diversi livelli di stress, e per far questo logicamente possiamo intervenire dove possiamo. E normalmente quello che io dico è riduci l'extra stress, cioè quello stress aggiuntivo superficiale, che molto spesso è semplicemente la nostra reazione al problema. Però di questo magari parleremo in un altro video. Anzi, dimmi se ti interessa, perché c'è un'altra cosa che puoi fare, che è quella di aumentare la capienza della tua brocca, ed ecco qua che avrai più spazio. Ma di nuovo, di questo, se ti interessa, parleremo in un altro video. E questo è fondamentalmente il motivo per cui, se fai troppo volume, attenzione, il volume è la variabile che più impatta sulla fatica, non l'intensità, ecco, se fai troppo volume rischi di straboccare la brocca e quindi disadattarti, paradossalmente regredire. La regola generale di questa parte è: non cresci tanto quanto stimoli, ma cresci tanto quanto recuperi. Quindi la nostra capacità di recupero è il primo timone
dimensione che dobbiamo considerare quando impostiamo un programma. E arriviamo all'ultima parte. Terza ed ultima parte, cosa devo fare quindi, Ludo, alla fine in soldoni? Innanzitutto partire dal basso. Questa è la soluzione in generale migliore. Scegli 2-3 esercizi per ogni distretto muscolare, anche uno solo per distretti che stanno molto avanti, e fai una sola serie allenante. Il volume sarà molto molto basso, ma devi concentrarti in primis su creare effort, intensità. Hai solo una serie, fai tutto quello che è necessario per portarla a termine. Spremiti proprio come un limone, devastati, fai quell'unica serie. Quando avrai settato una buona base, allora a questo punto, secondo step, progrediamo. Porta le serie a 2, quindi da una serie allenante ne facciamo 2, sempre 2-3 esercizi, non di più, che siano compound. Tra parentesi, quando riesci a gestire bene le due serie, passiamo alla terza fase, ossia inserire altri esercizi, in questo caso esercizi di isolamento, perché vogliamo lavorare un po' più sul sottile, un po' più in maniera chirurgica. Quindi facciamo fino a 4-5 serie per distretto muscolare. A questo punto, quando vediamo che gestiamo bene tutto quanto, portiamo le serie a 3, quindi 3 serie per ogni esercizio, o anche soltanto alcune, e qua arriviamo al quarto punto. Inizia a regolarti sulla base dei feedback. Se vedo che una sessione è abbastanza stimolante, non la tocco. Se vedo che sto recuperando bene, posso aggiungere qualcosa in base alla sessione che recupero meglio. Se vedo che non sto recuperando, mi fermo, addirittura faccio un passo indietro. E da là inizio a gestire lo splittaggio allenamento, la frequenza e gli altri parametri in funzione di questo. E man mano che salgo, quando arrivo a una situazione di overreaching, la brocca che strabocca, che sta iniziando a straboccare, mettiamola così, allora faccio un passo indietro, scarico, quindi riduco. Devo arrivare all'orlo, far cadere qualche goccia d'acqua, ma non andare oltre. E questa situazione di overreaching è anche la situazione che mi dà il più importante input di adattamento della serie. Guarda, siamo arrivati all'orlo, devi adattarti, perché sennò non sopravviviamo all'ecosistema. E regola generale di quest'ultima parte del video, ricordati, scrivila, quality over quantity, cioè la qualità viene prima della quantità. Fare meno serie ma super qualitative è qualcosa che ti porterà già di default molto più risultato. Cerca di salire gradualmente, cerca sempre di ottenere il massimo dal minimo, e ricordati che cresci non quanto stimoli ma quanto recuperi. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere qualsiasi domanda qua sotto, sarò ben lieto di rispondere. Noi ci vediamo al prossimo video.